discorso è che quei 13 non sono stati denunciati. Se questo modo di compromettere culturalmente non viene denunciato, cioè se una persona ruba e non viene denunciato continuerà a rubare, cioè questo è il concetto. Allora, però ci rendiamo conto come il problema che stiamo analizzando, allora tutti quanti abbiamo focalizzato qual è il problema, tutti quanti abbiamo focalizzato il fatto che comunque bisogna regolamentare tutto, diciamo, la gestione degli spazi pubblici a partire dal leader per ottenerli, andare avanti con la gestione degli spazi all'interno degli spazi stessi, e così anche come l'amministrazione deve saper regolamentare, insomma, le varie controversie che ci stanno tra le associazioni per questi motivi. Ci vorrebbe una volontà da parte di chi ci governa di trovare un escamotaggio alla legge, perché secondo me Antonella ha detto una cosa importantissima, perché noi possiamo dire sì, effettivamente c'è bisogno di una regolamentazione, e fino ad ora, da quello che mi è sembrato di capire, il Comune, poiché non c'era una regolamentazione a monte, che ha fatto? Ha nominato una commissione, ha detto ora praticamente risolviamo noi i problemi. Ok? Ma secondo te no? È concepibile con 40 legali, cioè con un ufficio legale che dà l'incarica di cosa? Questa è un'altra cosa, però. Credo saremo tutti d'accordo. Non è meglio che quei soldi che fanno questa commissione vi danno i servizi sociali? No, questo credo saremo tutti d'accordo. Non hanno da mangiare, cioè voglio dire, ma ci rendiamo conto di cosa stanno facendo? Quella è stata un'altra scusa per favorire altre persone. E lo sappiamo tutti, ma cioè è stata una scusa per favorire altre persone. È vergognoso, in pratica. Comunque, è un altro discorso. E credo che pure Andrea voglia dire, troviamo almeno un modo di agire, un percorso, cerchiamo un comune per gli altri 7, 9, quanti 5, quanti siamo. Proponiamo in maniera formale, legale, pulita, chiara. Proponiamoci, almeno dovranno dirci no. Facciamo no, perché il primo passo, come ti chiami? Giancarlo. Giancarlo, io insisto a dire che il primo passo è essere coesi noi. Noi come associazioni, come liberi cittadini. Non ho nulla da nascondere. Prescindere dalle colpe, dalle pretese, non hai colpa. Però se partiamo a rivangare sempre quello che è stato gli spazi, la trasparenza è importante, la regolamentazione è necessaria, indispensabile, e anche l'uguaglianza della cosa. Se è destinato un'associazione a non pagare il fitto, nessuno deve pagare. Questo è auspicabile però anche essere uguali ad altre associazioni che veramente si operano per il sociale, perché tu sai benissimo che lì c'è una realtà di quartiere molto viva e vivace. Stiamo parlando sempre di Asilo Lato 31, perché l'ho visto che cosa si opera all'interno di quell'asilo, di quella realtà, più di una volta, più di un'occasione. E come persona ignorante, nel senso, io sono una cittadina, a me interessa vedere quello che stanno facendo, mi fa piacere. Io spero che tutte le associazioni possano operare in quel modo, con le carte in regola che dovrebbero avere pure loro, cioè la trasparenza, ma da parte di chi ci governa, da parte di chi sbagliato, ma la prima testa, perché a noi non serve che il trampolino di lancio va politico. No, ma lo diciamo, io sono fuori, e c'hai ragione, c'hai ragione. Associazione. Senza schieramento politico, io sono la prima a dirlo, però mi interessa quello che si faccia nel sociale, lì si opera. Ora quello che voglio dire e ribadire è che dobbiamo essere uniti comunque come associazione. Devono essere chiamati in causa tutte le associazioni, a prescindere da quante siamo oggi qui. Dobbiamo sensibilizzare le altre e dire vogliamo stare uniti, perché se non siamo uniti, cioè quante associazioni ci stanno benedendo? Io non lo infatti so. Infatti abbiamo chiesto pure alle associazioni che hanno un posto questa unione. Noi non vogliamo, se lo decidiamo proprio come obiettivo. Anzi, possiamo. Ilaria. Scusami, Ilaria. Ma voi siete anche senza sede. Ma sapete cosa abbiamo fatto noi invece? Io sono entrata una quindicina di anni fa nell'Archeo Club, una decina di anni fa, e abbiamo costituito quest'Archeo Club a Benevento, che ha sede nazionale, la sede a Benevento. Benissimo. È venuto con tanto di striscione per fare l'inaugurazione, ci hanno dato come sede, Ecclesia Nova, al Teatro Romano. Ma forse un anno dopo noi abbiamo trovato cambiata la serratura, perché pretendevano i soldi da noi dell'affitto, non ce l'hanno manco chiesto, il mese dopo ci hanno fatto trovare la serratura cambiata con tutta la roba nostra dentro. Bella. Ed è stato la stessa della cultura di adesso. Guarda che questa cosa manca sempre la chiarezza, vedi? Anna Maria, no, ma perché? No, è una chiarezza.
No, no, nel senso è stata mancanza di chiarezza da parte. Comunque, ha fatto lui, ha cambiato tutto l'esercizio. Non so se è cambiato qualcosa. Queste vicende, voglio dire. No, di queste vicende possiamo proseguire, cresceremo, cresceranno, secondo me bisogna organizzare un pochino un'agenda e impegnarci un pochino a incontrarci pure una volta a settimana per discutere sulle varie iniziative. Da questo qua, cioè siamo partiti dal mese scorso, insomma, vedendo un attimo di focalizzare quali potrebbero essere gli obiettivi a breve termine, pensando all'obiettivo a lungo termine, ossia presente, di condividere tutto quanto la realtà brevettana, amministrazione, mondo dell'associazionismo, un percorso comune di collaborazione per arrivare a implementare un'offerta. Lo scopo è essere un obiettivo a lungo termine, no? Abbiamo invitato tutti quanti qui. Che cosa vogliamo fare obiettivi a breve termine? Abbiamo parlato di regolamentazione, che comunque è un passo fondamentale, penso, per mettere al pari tutte quante le associazioni di fronte al comune e per rendere tutte quante le associazioni per mettere tutte quante insieme verso un percorso condivisibile, no? Verso appunto quello dell'implementazione dell'offerta socioculturale. Certo. E questo qua lo si può fare, appunto, lo si può fare in un certo qual modo collaborando stesso con l'amministrazione, che nonostante abbia creato questa commissione, ci ha estraniato insomma da questa commissione dicendo effettivamente noi risolveremo il problema. Noi non vogliamo che loro risolvano il problema per loro, ma noi vogliamo risolverlo insieme a loro. Da quello che mi sembra di aver capito, cioè qui in tutti quanti. L'amministrazione sta ragionando con una logica, no? Che dice noi è stato creato questo, cioè questo problema è emerso, d'accordo? Ma è emerso perché c'è una legge nazionale che probabilmente contesta il loro modo di fare. Però nello stesso tempo non è che stanno dicendo ristabiliamo un principio di equità, di uguaglianza, sì, che è sancito nella Costituzione. Quindi un'amministrazione civile dovrebbe promuovere quello che è, diciamo, un'equità, un diritto di equità, un principio di uguaglianza. No, loro stanno ragionando in un altro modo, cioè vediamo in che modo possiamo accontentarli ovviando il problema, quindi spendendo anche altri soldi, avendo anche la motivazione di spendere altri soldi con una commissione di valutazione legale, però è un problema che si è creato. Cioè, il problema di reaggirare un pochino questo problema della regolamentazione. Non stanno ragionando su come darti il diritto o come sostenere i tuoi scopi sociali. È proprio per questo che noi qui possiamo alimentare un dibattito, casomai appunto dando una calendarizzazione ai nostri incontri, nei mesi a seguire, in modo tale che capisco che noi stiamo qui fin quando appunto la problematica non verrà risolta, che noi ci creiamo in questo modo di spazi pubblici, e aiutiamo allo stesso punto, allo stesso momento, il comune a trovare la retta via per capire che l'equità è necessaria affinché appunto la regolamentazione sia efficace. La risposta per la organizzazione, quanti di loro sono venuti al tuo invito? Però aspetta, lascia stare, partiamo. Guarda, se veramente vuole trovare una soluzione. No, ma però adesso bisogna costruire. Certo. Sensibilizzare le associazioni. Cioè, bisogna costruire. Ora io il punto è questo. Ve le porto perché le rappresento, infatti, visto che ci sto associata. Noi dobbiamo capire soltanto una cosa. Quindi, il punto di rincontrarci, io sono sicura che la prossima riunione, Giuseppe, riusciremo a portare altre associazioni, almeno di quelle di nostra conoscenza. Io sai come la vedo. Per me o ne siamo in due o ne siamo in tre, no, non cambia nulla. Vero, l'importante è sfaldare questa logica e questo sistema, questo è il discorso. No, ora sì, se partono due e si va a contestare una cosa lecita, legittima, le altre anime che sono come noi, voglio dire, che non sono coinvolte, e penso che in qualche modo si sentono in qualche modo anche stimolati. Le associazioni sono coinvolte. Perché anche l'asilo 31 deve pagare 1500 euro. L'asilo 31 deve pagare 1500 euro. Stanno cercando di ovviare un problema che si è creato. L'asilo 31 sta cercando di ovviare un problema che si è creato. Io nel 2008 ho chiesto una sede, ma nel momento in cui mi hanno detto che dovevo adeguarmi ad un sistema, come lo hanno chiesto a lui, ho rifiutato. Loro no. D'accordo, ma io sono loro sicura. Si sono candidati, hanno sostenuto con un cartello elettorale. Indietro, però, Giuseppe, no, non so, ti sto dicendo soltanto la logica. Stiamo qual è? Stiamo parlando di equità. L'equità si può avere se siamo tutti uniti, se siamo tutti associati. Scusa, ma l'unità non è che si può fare in unione così. Ma tu non ti puoi andare a mettere in giro via. L'unità si fonda su... Non puoi promuovere... Qual è la cosa? Ma dobbiamo essere positivi, no, distaccanti. Ma è normale che
segnato sullo sbaglio fatto. Sì, però non è che io porto le associazioni qua che non sono presenti, proprio di che andiamo in unità. Ma dove stanno oggi queste associazioni? Vedremo la prossima riunione. Non, non ci stanno. Così che qui, riunione, il contenuto poi di fare. Sicuramente di essere cerchiamo di sapere solo. No, per giorno. Non ma qui che sta venendo fuori, nella direzione di lei, cioè, una cosa molto no, tecnico, la loro segretario, capire, sto accendendo Alberto, che è sempre interessante. Sì, stavo dicendo, sostanzialmente il problema primario che sta venendo fuori è che non ci sono regole sull'assegnazione delle strutture verso le associazioni che si dedicano al sociale, che mi sembra una cosa molto grave, sostanzialmente. Anche perché, siccome ci sono le associazioni che usufruiscono di strutture comunali, certo, no? E non si capisce su quali regole sono state, diciamo, assegnate. I criteri di assegnazione. Sui criteri di assegnazione. Quindi il problema è primario è questo qua. Dopodiché ci sono, diciamo, sostanzialmente, diciamo, qui presenti sono associazioni che fanno delle cose, diciamo, non è vero, è importantissimo il sociale. Che sostanzialmente si adeguano oppure si servono delle strutture che per caso loro hanno a disposizione e quindi non trovando neanche diciamo locali a tavolo. Loro non stanno in locali comunali, no? No, no, non stanno in locali comunali. Quindi... diciamo che sta parlando di esigenza di equità, praticamente dare l'opportunità che hanno alcuni estenderla a tutte le associazioni. Questo è il discorso. Io proponevo di essere unite tutte noi associazioni, a prescindere poi dalle assegnazioni perché sono state date da parte del comune o meno, ma il comune in realtà deve farsi voce di venire incontro al mondo dell'associazionismo avendo semplicemente delle garanzie da parte di queste associazioni che si possa operare nel sociale adeguatamente, come alcuni già fanno, nonostante fruitori di spazi comunali assegnati senza troppa trasparenza. Io insisto su questa cosa perché come cittadina io non sono nessuno, io rappresento semplicemente cittadini di Benevento, ho conosciuto di persona la realtà di Lappa Silo 31 che viene additato puntualmente, ha ragione, perché io non voglio dire altro, però io ho visto che si opera nel sociale, in un quartiere bistrattato, dai più. Ma in discussione le attività sociali. E allora dobbiamo ospitarci semplicemente una logica, così come ha fatto una logica, voglio dire, che possa fare con tutte le associazioni, avendo garanzia che come quell'associazione si possa operare nel sociale, perché una cosa è sicura, e io l'ho vista con i miei occhi, andando più di una volta, mi sono presa questo disturbo, tra virgolette, che non si mettono in discussione le attività sociali. E questo dobbiamo chiedere la si mette in discussione invece una logica di assegnazione, cioè di fruizione di spazi, di utenze, di contributi pubblici, e non rientrano in una logica democratica e civile, insomma, perché se dobbiamo parlare di civiltà e di democrazia non ci sono proprio i presupposti. No, comunque fa parte, certo, un po' più. Penso che sia un comportamento. Io dico.